scusatemi, ma non ho proprio tempo di darvi retta adesso. Vabbè, scusaci, ma volevamo soltanto chiederti. Il signor Angelino arriverà da un momento all'altro per controllare. Oh, beh, scusatemi, ma questa macchina non ha mai visto un bikini prima d'ora. Già. Senti, Jack, volevamo soltanto chiederti se vuoi venire in spiaggia con me. No, preferirei sicuramente stare a guardare voi che questa macchina, ma il signor Angelino arriverà da un momento all'altro per controllare i conti. Sentiremo la tua mancanza. Sì, lo so. Buon lavoro, Jack. Ciao. Oh, buongiorno, signore. Arrivederci. Arrivederci. E quelle ragazze sono proprio carine. Non sembra anche a te, Jack? Non l'avevo notato. I conti tornano. Aggiusti il campanello, per favore, signor Furley, grazie. Campanelli, rubinetti, grondaie. Se non è una cosa, è un'altra. Ho detto che se non è una cosa, è un'altra. Sì, ma non ho tempo per parlare con lei. Devo concentrarmi adesso, capisci? Ok, chiudo il becco. Bravo. Non ti accorgerai neanche di me. Sto cercando di concentrarmi, per favore, le dispiace? Ma figurati, ho capito. Per favore, non canti. Come desideri, Jack. Signor Furley. Non sto cantando. Le dispiacerebbe non fischiare? A te non piace la musica, non è vero? Ehi, per forza il campanello non funziona. I due fili sono staccati. Eh? Visto? La corrente non può passare. Non le hanno insegnato a bussare? Ma cosa le ha preso? Mi ha preso una scossa da 220 volt. Signor Angelino, senta, forse ho realizzato un guadagno nella settimana scorsa. Per la prima volta ho un profitto. Noi, caro Jack, noi abbiamo un profitto. A me spetta il 10%, certo, giusto? Certo. Tutto qui? Io credevo gli dessi molto di più. Senta, signor Furley, per favore, non ci interrompa. Ok. Dia uno... Non ho suonato io. Pronto? Sì, sono Jack Tripper. Cosa? E perché? Beh, ma ci sarà pure un motivo. Vabbè, grazie per avermelo detto, comunque... Grazie. Congratulazioni, Jack. Abbiamo il primo profitto. Proprio così, ma sarà anche l'ultimo. Ma cosa sta dicendo? Non si può lavorare senza vendere alcolici in un ristorante. Ma c'è una licenza provvisoria. E per quella definitiva? Non mi verrà mai concessa, perché ci sarà qualcuno che la farà revocare. Il reverendo Gilmore? Sì, esatto, proprio... Come fa a sapere il suo nome? Oh, non ha importanza. Aspetti, come sarebbe a dire che non ha importanza? Io potrei andare in fallimento, se sa qualcosa me lo dica. Non le ho detto che quel ristorante prima si chiamava Charlie Spot? No, non me l'ha detto. Ah, beh, così. Era molto frequentato. Finché al reverendo non venne il sospetto che fosse un locale equivoco. Un locale equivoco? E quale motivo aveva? Forse di Entraîneuse. Entraîneuse? Ad ogni modo, il reverendo, con l'aiuto di altri religiosi, riuscì a farlo chiudere e a far allontanare quelle signore dalla città. Oh, tutte quante! Signor Furley, vuole tacere?
Ma allora che cosa posso fare? Ma insomma, Jack, si rilassi. Noi dobbiamo solo dimostrare al reverendo che lei gestisce un locale perfettamente rispettabile. E come facciamo? Ho trovato. Lei organizza una colazione a base di champagne domenica prossima e io le porto il reverendo Gilmour subito dopo la messa. Sì, è un'ottima idea. Lo so. Gli preparerò un pranzetto che non dimenticherà mai. Oh, sì, certo. Ma attenzione, la cosa più importante è invitare anche alcuni dei suoi amici. Sarò felice di esserci. Mi riferivo agli amici rispettabili, capisci? Per poterle impressionare favorevolmente, giusto? Giusto. Giusto. Sì, ma aspetti, io sì? Non ho nessuno che mi aiuti di domenica. Non è un problema, le manderò Felipe ad aiutarla. Sì, ma è il suo giorno libero, non credo che sarà molto entusiasta di lavorare. Beh, ci mancherebbe altro. Io ho più esperienza di lei, caro Jack. E so che se un dipendente è felice, c'è sempre un errore. Domenica. Questo tizio ha ragione. Bene, non avrete più problemi con questo campanello. Grazie, signor Ferri. Visto? È perfetto. Bravo. Sì, molto bene, grazie. Signor Furley? Signor Furley? Signor Furley? Ehi! Ciao, Jack. Che cos'è quello? Il signor Furley ha aggiustato il campanello. Vuoi dire che adesso è portatile? Oh, beh, Jack, hai fatto bene a non venire in spiaggia con noi. Ah, sì, sì, si congelava, sai. Oh, sentite, ragazze, vi devo parlare, ho bisogno di voi. Scordatelo, Jack. No, no, stavo dicendo. Ehi, sentite, ragazze, ragazze, voglio solo invitarvi alla colazione a base di champagne che offrirò questa domenica. Molto volentieri. Vero che è carino. Che cosa si festeggia? Beh, vedete, verrà un pastore il quale penserà di trovare delle prostitute. Cosa? No, sentite, io invece vorrei invitare delle persone per bene per fargliele vedere. Avete capito? Delle persone per bene come voi. Grazie, Jack. C'è un problema, però. Sì. Potete vestirvi in modo da sembrare rispettabili? Cosa? Sarebbe a dire rispettabili? Non potete dire che io fate questo. Io ho fiori di vestiti. Calmate, lo so. Vestiti benissimo, se no. Tutto bene? Ecco qui. Uova benedettine alla Fra Martino. Buon appetito e se avete bisogno, chiamate. Grazie. Oh, benvenuti al Jack's Bistro. Un tavolo per due? Sì, grazie. Questo sarà il nostro pranzo di nozze. Ci siamo sposati soltanto un'ora fa. Ah, allora vorrete mangiare e andarvene alla svelta da questa parte? Oh, no, non c'è fretta. Vede, non possiamo entrare nella nostra stanza d'albergo fino a stasera. Ah, che diavoletti. Il tavolo che fa per voi, d'accordo, da questa parte, prego. Signora, potete sedervi e restare a godervi il vostro pranzetto in santa pace. Se volete ordinare, beh, pensateci. Buongiorno, signore, volete? Terry e Janice. Siamo abbastanza rispettabili. Wow, siete davvero carine vestite. Cioè, volete accomodarvi a questo tavolo? Prego, grazie, che mi siederò qua. Siete davvero deliziosi. Guarda la mia cucina. Oh, no. Ehi, ragazzi, smettetela, per favore, basta. Metti giù, ma che succede? Ehi, Felipe, ma che succede? Ti prego, già sono costretto a lavorare di domenica, non obbligarmi a sentire anche lui. Io volevo solo aiutarmi. Aiutarmi? Mi stava dicendo come io devo fare il mio lavoro. Sì, ma... non è affatto vero. Io ho solo detto che non lo fa bene. Oh, aspettate un momento, basta, detto, smettila. Nessuno basta. Può dirmi come devo cucinare. Certo, va bene. Signor Furley, se veramente vuole dare una mano, perché non va di là a servire lo champagne ai clienti? Lo farò con piacere. E si ricordi, Felipe, è sufficiente un cattivo cuoco per rovinare il brodo. Un malcusinero, stupido idiota, che cavolo sa usted di queste cose? Accetto le sue scuse. Basta, Felipe, per l'amor del cielo, torna a cucinare. Mi è venuta voglia di provare questo localino. Mi sto stufando del Club del Polo. Benvenuti al Jack's Bistro. Come va, Tripper? Le presento la signorina Van Cleef. Un posto delizioso. Molto gentile. Vi ho prenotato questo tavolo, accomodatevi. Prego, signora. Congratulazioni, Larry è perfetta. È il massimo. Ma che
Che cosa ci fa Larry con una ragazza carina come quella? Niente, se è fortunata. Signor Forley, champagne per questa coppia deliziosa. Permesso? Prego. Salve. Salve. Io sono il vostro sommelier, al vostro servizio. Forse sarebbe meglio aprirla prima. Oh, naturale. Stavo inumidendo il tappo. Molto bene. Allora, siete pronti per ordinare oppure vi consiglio... Pronto? Siete pronti per ordinare? Sì, dunque, in lista abbiamo un delizioso pollo alla Marco Polo e uova alla Benedettina. Perfetto, uova alla Benedettina. Ok, Felipe? Eccomi, jefe. Due uova alla Benedettina. Uova? Ancora? Che cosa non va nel pollo? Niente, ma se loro preferiscono le uova, uova. D'accordo, ma ci resterà la cucina piena di pollo. Senti, fammi un favore, prepara quelle uova e fai in fretta. Benvenuta, signora. È sola? Sì, spero che non sia un problema. No, anzi, preferisce così il reverendo. Come, prego? No, è che nessuno è mai da solo al Jack's Bistro. Siamo come una grande famiglia. Sì. Vuole scusarmi un momento solo? Sì. Ragazze, dispiace ospitare un cliente al vostro tempo? Certo che ci dispiace. No, ho cambiato idea. Ne siamo deliziate. Oh, bene. Terry, vi presento... Miss Arlington. Le ragazze sono molto felici di ospitarla al loro tempo. No, certo. Gentile da parte vostra. Che bel vestitino. Che... Ah, bene, le piace. Ne ho proprio uno uguale al suo. Visto che andate d'accordo, avete tanto in comune. Possiamo ordinare adesso, Jack? Sì, certo, d'accordo. Beh, dunque, adesso vi dico. Abbiamo un delizioso pollo alla Marco Polo. E credo ci siano anche delle uova alla Benedettina, qualcosa del genere. Prendo le uova alla Benedettina. L'avrei giurato. Ah, sì, che buona idea. Senti, allora noi prendiamo... Due polli, ok? Ah, bene. E di che anno è questo champagne? Oh, non si preoccupi, è fresco. Signor Furley, credo che abbia riempito un bicchiere di troppo. Li conti ora. Oh, signor Angelino, buongiorno. E questo deve essere... Il mio caro amico, il reverendo Gilmore. Reverendo Gilmore, io sono Jack Tripper. Benvenuto nel mio locale, ora pro nobis. Spero che ci abbia riservato un da buon tavolo. Da questa parte, signor Angelino. Oh, buongiorno, signorina Arlington. Che piacere vederla, reverendo Gilmore. Vede, reverendo, credo che lei scoprirà che il nostro è un ristorante molto semplice e familiare. Non si preoccupi, Jack. Il reverendo è di larghe vedute. E ho un occhio di lince. Beh, ma io non nascondo niente. Reverendo, dimenticavo, questa sedia qui è molto più comoda. Perché? Perché è stata benedetta questa. Tutto bene, Jack? Oh, sì, va tutto benissimo, però, ecco, sentite, signori, non vi andrebbe di andare a sedervi nel patio? Ma non ce l'ha il patio. Potrei costruirlo? Era solo una battutina, se vede, signor Angelino, guardi, signor Angelino. Che cosa succede? Ci siamo completamente dimenticate di ordinare il dolce. Oh, beh, diamo un'occhiata. Dobbiamo fare qualcosa subito. Sto leggendo più veloce che posso. Ci scusi un attimo, signora. Via, torniamo. Questa pieghetta perché stava proprio male. Non è carino? È così pulito che si potrebbe mangiare sul pavimento. Io preferisco sul tavolo. Preferisco sul tavolo, è spiritosa, è davvero spiritosa. Non me lo sarei mai aspettato. Le posso spiegare tutto, reverendo. Lei ha un locale davvero carino. Loro. Grazie. Fuori dalla mia cucina! Cos'è stato? Credo che la frittata spagnola sia pronta, permesso. Ma che sta succedendo? Smettetela, ho detto di smetterla, dammi quella roba. Ehi, signor Furley, ma che sta succedendo qui dentro? Non chiederlo a me, chiedilo a Flipper. Mi chiamo Felipe. Flipper. Sono d'accordo, basta, la smetta, signor Furley. E tu, Felipe, calmati. Chi
è lo chef in cucina? Tu sei. E lo chef non è il re della cucina? Sì. E il re non ottiene ciò che vuole? D'accordo, calmati, Felipe, per favore, calmati. Non posso parlare con te se urli. Calmati, d'accordo? D'accordo. D'accordo? Mi sto calmando. Visto? Bene, grazie. Allora, che cosa vuoi? Io voglio ammazzarlo. Ma non puoi. Sì, ma che basso mazzurro! Felipe, shh! Felipe, calma. Bene, posso ritornare al mio lavoro. Felipe, calma, calma. Oh, jefe, ti prego. Cosa? Non potrei ammazzarlo, solo un pochino. Felipe, ti ho detto di no. Torna al lavoro adesso, forza. Vogliono ancora un po' di champagne? Oh, meglio di no. Mi fa un effetto lo champagne dopo un po'. Molto bene. Fermo. Che effetto sarà? Giovanotto? Giovanotto? Spero che stia parlando con te. Chi? Quel pastore. Che c'è? Non sei andato in chiesa oggi? Peggio, gli ho venduto un'auto usata. Giovanotto, posso parlarle per un momento? Lei non è quello che mi ha venduto un'auto usata? Sì, sono io, reverendo, ma io non pensavo che... L'auto migliore che abbia mai avuto, è una meraviglia. È un miracolo. Che le avevo detto? Un bel locale, gente simpatica. Però, giovanotto, c'è una cosuccia in quella macchina. Ah, e ci sono altre due persone simpatiche che le vorrei presentare, reverendo. Janet, Perry, venite qui. No, 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 il reverendo vuole rilassarsi. Sciocchezze, sono lieto di conoscerle. Ragazze, mi fate compagnia? Che cosa dobbiamo lasciare giù così? Così. Jenny, Terry, salve. Questo è il reverendo Gilmore. Ah, molto piacere. Sono sicuro che avrete un sacco di cose da dirvi. Salve. Larry. Ma sedetevi, prego. Grazie. Il reverendo Gilmore è il pastore della parrocchia di Santa Gilda. Oh, quella grande chiesa bianca sull'angolo. Sì, la conoscete? Conoscerla? Oh, sono lì tutto il tempo. Davvero? Beh, che ne pensate del mio sermone di oggi? Di oggi? Oh, è stato ganzo. Come? Ganzo? Lei intende dire che le è piaciuto moltissimo. Oh, beh, è incoraggiante. È d'accordo con quello che ho detto sul prezzo del peccato? Oh, sì, oggigiorno tutti i prezzi salgono in modo indecente. Come ha detto? La mia amica dice che lei chiaramente ci ha fatto capire che anche l'inflazione, cioè l'inflazione, è un peccato. Davvero? Oh, beh, questo è un bel risultato. Siete due ragazze molto in gamba. Beh, se ci volete scusare, noi dovremmo tornare al nostro tavolo. Sì, è stato un vero piacere conoscerla. Altrettanto. A proposito, ho un vestito molto carino. Oh, grazie. Mia suocera ne ha uno identico al suo. Oh, credevo che mi aveste abbandonato. Oh, si figuri, no. Non sa quanto siamo felici di essere tornate qui? Sì, come siete gentili. Ok. Champagne offre la casa. La tovaglia che lo beve. Non doveva versarlo per me, andrà sprecato. Oh, che il cielo non voglia. Cin cin. Come va, ragazzi? Dove? Sì, è un posto molto carino. Dio sì, mio. Siamo... Attento, oh, che scotta. Volete del pane? Burro? Oh, toast caldi? Jerry. Due toast caldi? No. Oh, che giornata. Oh, Jerry. Che volete? Shh, Diana. Oh, Jerry. Oh, no. Signor Furley, potrebbe... No, non potrebbe. Sì,
Ragazze, ragazze. Sì, cara. No, potrei portarle via Janet e Terry per un attimo solo? Un attimo solo, venite. Ti sembra morta, ma scusa. Ma Jack, scusi. Quei due sono in luna di miele, dovete farli smettere e buttarli fuori. Se il reverendo Gilmour li vede, io posso chiudere. Ma come facciamo, Jack? Non lo so, ma fateli sgombrare alla svelta, forza. Ehi, Jack, possiamo avere il menù? Il reverendo ha appetito. Ah, vuole mangiare? Credevo volesse solo dare un'occhiata. Oh, no, no, Jack, non ce l'ho con lei. Lei mi ha convinto. Questo è un locale davvero rispettabile. Oh, grazie, grazie. Grazie, grazie infinite. Beh, io credo che ormai il reverendo abbia capito che in questo ristorante l'atmosfera è rilassata, è tranquilla, è pura. Oh! Reverendo, vuol venire a dare un'occhiata alla nostra cucina? È davvero molto carina la nostra cucina, signor Angelino. Signor Angelino. Tripper? Angelino. Sì, la ecco, cucina. Sì, la cucina. Ma certo, anche la nostra cucina, reverendo, le piacerà. Ma cos'è questa cosa? Non lo so, non c'è sul menu. È una cosa disgustosa. Aspetti. Salve, reverendo. Non ne vuole neanche un goccino? Le scioglierà l'amido del colletto. Lei è chiaramente ebro. Ma che cosa dice? Sono ubriaco. Senta, reverendo, le posso spiegare? Oh, allora mi spieghi questo. Ah, sì, con piacere. Vede, questa è una danza inglese molto popolare. Il tema è la mietitura del grano. E questo è il momento della macina. Il signor Flores, spiega quella rata, per favore. Reverendo, mi giovanotto, ascolta. Ci penserò io. Lei non otterrà mai la licenza per i liquori. Sciocchezza. Che cosa ne sarebbe di un localino così delizioso senza vino? Delizioso? Ma signorina Arlington, questo giovanotto... È così gentile ed educato e premuroso. Appena sono entrata mi ha fatta sentire a casa mia. Ma signorina Arlington... E desidero che sia lui a organizzare la nostra cena parrocchiale. Oh, no. Oh, sì. Sarà un piacere mangiare bene almeno per una volta. Ma io... Non vuole che sia tutto perfetto quando annuncerò il mio contributo per la nuova sala parrocchiale? Oh, oh sì. Sì, la sua mi sembra un'ottima idea. Bene, e adesso vuole accompagnarmi alla mia auto? Sono sicura che lei avrà molto successo. Grazie, lei è un angelo. Che le ho detto? Al reverendo è piaciuto il nostro ristorantino. Aveva ragione, signor Angelino. Non è fantastico, ragazzi. Otterrò la licenza per gli alcolici. Wow, è magnifico, Jack. Congratulazioni, Jack. Finalmente possiamo toglierci questa roba. Oh, sì. Cioè, come ci si sente ad andare in giro vestiti in quella maniera? Perché non lo scopri tu? Così, da bravo. Mettiti questo. Vediamo come ti sta. Caro. E come mi sta? Molto bene. Jack, non puoi aspettare di essere a casa. Un goccio di profumo, grazie. Ma che picanato. Che sei uno che finisce in prigione. Ce l'abbiamo fatta. Questo passo. Grazie per essere venuti e tornate tutte le volte che volete, d'accordo? Oh, Dio, meno male che è finita. Jack, mi faresti un favore? Avete fame? Abbiamo un pentolone di pollo. No, metti un po' di... Scordatelo, Larry. Ma io adoro le danze. Jack. Oh, no! E adesso che cosa c'è? Mi è appena venuto in mente che quei due in luna di miele sono ancora in cucina. Vado a dire. No. Dovrebbe essere imbarazzante. Ma peggio per loro, no? Ehi, voi due piccioncini, fuori di lì e subito! Ancora un goccio, signor Fermi. Eccolo. Voi tenete con noi? Non ti basta il coso. Felipe, sei diventato un po'. Ma che